Buonasera, buonasera, buonasera a tutti i miei ragazzotti. Avete visto le partite di oggi? Com'è? Vi sono piaciute? Io ho visto alle 6:30 Frosinone-Atalanta e alle 8:40, alle 8:45 Verona-Roma. Mentre le altre due partite non le ho viste, però so i risultati. Vi do un piccolo annuncio, sapete che come sempre io quando vedo una partita faccio le pagelle. Ecco, domani, suppongo e credo domani alle, non so, massimo 3:30, usciranno le pagelle sia dell'Atalanta che della Roma, ok? Quindi godetevi questi contenuti. Stasera sto qua per fare un po' un recap delle partite, no? Quello che effettivamente mi hanno trafugato, quello che penso di queste partite. Parlando, iniziando a parlare del Frosinone, no? Frosinone di Eusebio Di Francesco, una grandissima rivelazione. Rivelazione tutta la squadra. Mi piace la difesa. Molto compatti e solidi. Con il Napoli, falsa partenza, ma comunque rimane sempre il Napoli. Invece oggi con l'Atalanta hanno sfoderato un'ottima prestazione, in particolare Monterisi, che ha counterato totalmente Duban Zapata, che tra le altre cose, e dico a Ilario Monterisi, ha fatto anche il gol, ok? A lui che veramente si sta dimostrando un ottimo giocatore, dopo quella annata Sassuolo molto brutta, si sta riprendendo qui a Frosinone. Barnechea, quello della Juventus, ha fatto un'ottima partita difensiva, ma il Frosinone ha fatto un primo tempo veramente eccezionale. E l'Atalanta, raga, una delle peggiori Atalanta di tutta la storia, cioè una delle più brutte partite della storia dell'Atalanta. Gasperini questo lo sa, ha provato a fare i cambi, ma alla fine solo Zapata ha segnato. Ma se l'Atalanta pareggiava, manco se lo meritava, perché Frosinone ha fatto veramente una grandissima, grandissima partita. E sono contento per Eusebio, per Di Francesco, perché alla fine lui è sempre stato troppo criticato anche da me, eh? Quindi credo scusa, perché veramente sta facendo molto bene con questo Frosinone. Per quanto riguarda Roma-Verona, raga, per Verona-Roma, scusate, Roma soffre. La Roma veramente c'ha tanti problemi difensivi. I due gol che prende, sì, quello di Ngonge è bravo la sua, e soprattutto bravissimo anche lui a verticalizzare. Però la Roma sta pigliando un po' troppi gol. 4 gol in 2 partite sono veramente tanti. Non mi convince la difesa. Dybala fa fatica, non si è ancora ripreso e si è anche infortunato. Non mi piace manco per niente il centrocampo. Pellegrini, Cristante, Aouar, Paredes, prestazioni tutte un po' così, tutte un po' che non mi hanno convinto. Vedere, insomma, ragazzi, sta Roma, in parole povere, non mi sta piacendo proprio per niente. Complimenti al Verona che merita la partita, perché alla fine, ragazzi, chi la butta dentro vince. Il Verona ci ha avuto 2 occasioni, sì, su 2 errori della Roma, però ha avuto le 2 occasioni, in queste 2 occasioni ha buttato il pallone in porta e ha vinto la partita. Questo è, raga, questo è il calcio, come dico io. Milan che veramente fa una grandissima vittoria a Torino. Ci sono quelli che dicono che i rigori siano un po' così. Li vedremo, raga, li vedrò e poi vi farò sapere. E poi, insomma, manca il Monza. Colpani, mamma mia. Io non ho ancora visto i gol suoi, però ha fatto doppietta. Gagliardini ha fatto una roba là in croce tra i pali. Mi sembra che abbia preso una traversa. Qualcosa di pazzesco. E quindi oggi 4 partite, domani ci saranno altre 4 partite, vedremo chi vincerà, Lazio-Genoa, Napoli-Sassuolo, tutte Fiorentina, eccetera. Vabbè, vi saluto raga, ci vediamo domani con le pagelle della Roma e dell'Atalanta. Ciao belli.